Buongiorno ancora, cari amici di Game Legends. Qui per voi Gian Meister, ancora dalla Milan Games Week 2016. Sono stavolta ehm, in compagnia di altri ragazzi di uno studio indipendente, ovvero Footprints Games. E si parla oggi del loro titolo in, eh, in sviluppo al momento, che è Det Detective Gallo. Scusate un attimino il lapsus. Ora andiamo a presentare i nostri ospiti. Io sono Maurizio De Angelis. E Francesco De Angelis. Ok, bene, partiamo subito da quella che è un po' la domanda di Rito. Eh, Come è nata l'idea della proposizione di un, uh, di un titolo che vada comunque a richiamare quello che è un po' l'old style delle avventure grafiche? E insomma, che cosa vi ha ispirato anche al tema e tutto il resto? Dici un po'. Ma ecco, è nato per gioco, nel vero senso della parola, nel senso che. La nostra passione ci ha animato fin dal primo momento, eravamo appassionati, siamo tuttora appassionati di avventure grafiche, soprattutto di stampo classico, quindi abbiamo avuto fin dall'inizio intenzione di trasporre questa nostra passione in un gioco che di fatto si basasse su un personaggio ironico, divertente. E che viene come dire, eh, a sintetizzare il gioco stesso, quindi un detective gallo, nel vero senso della parola, si crede un duro, ma duro ovviamente non è, ed è un po' la sintesi del contrasto ironico che permea tutto quanto il gioco, un gioco caratterizzato da uno stile cartoon che eh, di fatto enfatizza l'ironia che è presente nel gameplay, un gameplay che, si basa su una, eh, che dà la possibilità al giocatore di investigare e di risolvere un caso bizzarro. Ok, dunque scopriremo più in là e vi diranno loro come, di che caso si tratta e in che modo, magari con una demo, non sappiamo ancora. E passiamo invece a, ad approfondire un pochino il gameplay, parlacene tu. Sì, allora, ehm, come abbiamo detto, comunque Maurizio ha già accennato al fatto che c'è un binomio, una combinazione fra eh, un aspetto noir e quello cartoon e questo qui cerchiamo di mantenerlo dall'inizio alla fine del gioco. Eh, quindi non diciamo i dettagli dell'indagine che Gallo, questo nostro detective, dovrà condurre, ma di fatto eh, durante l'indagine si troverà sempre di più a scoprire cose molto più grandi di lui, ne combinerà delle belle e la parte veramente divertente, che è stata anche sfidante in fase di sviluppo, almeno iniziale, anche di concept, era di prevedere come le stesse eh, location, o no, i stessi personaggi... Potevano rispondere in maniera diversa in base al punto della narrazione. Quindi, diciamo che per il giocatore è possibile ritornare un po' sui propri passi, riparlare con i personaggi con cui fin dall'inizio ha parlato per scoprire dettagli in più. E in qualche modo durante l'indagine è come se andassimo a scoprire un po' qual è la vera natura di Gallo, quindi è come se andassimo a conoscere il personaggio fino in fondo. Ok, dunque a questo punto non ci rimane altro che sapere. Quando potremo un attimino mettere le mani sul gioco? Chi è venuto qui alla Milan Games Week l'ha potuto già provare ovviamente eh, nello spazio dedicato appunto a Detective Gallo, me compreso, però diteci qualcosa in più, eh, in più sul, sul futuro prossimo o mm, un pochino più o meno prossimo del gioco. Allora il futuro prossimo vede la finalizzazione di una demo che verrà entro il mese, quindi tra ottobre e novembre eh, scaricata diciamo così, eh, da tutti quanti i giocatori che ci daranno sicuramente il primo feedback. Sarà una demo già completa di doppiaggio, localizzazione, eh, musiche, effetti sonori, animazioni e quant'altro e sarà per noi già un primo importante banco di prova per avere il primo feedback da parte degli appassionati. Per quanto riguarda la release, si parla dell'anno prossimo, quando il gioco verrà doppiato sia in inglese che in italiano, e la demo servirà anche come driver per questa campagna che faremo con Apple per eh, ricimulare fondi per il doppiaggio in italiano, quindi per eh, finanziare questo doppiaggio in italiano. Ottimo, dunque allora rimaniamo in attesa fervente per questa demo, eh, mi raccomando seguite il nostro team e tutte le eh, notizie che anche sul sito gamelegends.it verranno rilasciate a riguardo. Beh, direi che per, per oggi è tutto ragazzi, dunque da Gian Meister e dalla Milan Games Week 2016, per oggi è tutto, alla prossima!